Salve a tutti, cari amici, sono sempre io, Emiliano Babilonia. Oggi abbiamo un ragazzo dell'Umbria che da molto tempo viene attaccato con le armi neuroniche, psicotroniche. Purtroppo questo ragazzo, che è un ragazzo molto intelligente, un ragazzo studioso, ci siamo sentiti tramite audio, tramite Messenger, ma mi ha parlato in modo molto tecnico, molto plausibile di quello che lui sta subendo da molto tempo. E quindi voglio farvi ascoltare la testimonianza di questo ragazzo perché è molto importante, perché delle brave persone che vengono sottoposte a queste manipolazioni continue per fargli perdere ovviamente la credibilità e per fargli perdere il ragionamento. Lascio la parola al ragazzo. Salve a tutti, sono Umbro, sarei in realtà dal Lazio, ma mi sentite dall'Umbria. E perdonate la voce, ma è, come ha detto Emiliano, è da tanto tempo che sono sotto attacco, da circa 8 mesi. E ho riscontrato un'enorme difficoltà a mangiare e bere, quindi la gola è molto secca. E nulla. Come ho visto dire a molti, mi hanno attaccato una sera di dicembre con delle voci dirette all'interno del cranio, con un sistema che poi ho scoperto chiamarsi V2K, Voice to Skull, cioè la voce all'interno del cranio. E enorme calore, enorme raffica di insulti, un'enorme quantità di insulti mi ha coperto per l'intera giornata successiva e per 4 giorni, e dopodiché ho deciso di fare un gesto estremo, perché appunto loro ti stimolano a fare un gesto estremo, a ucciderti con degli insulti terrificanti. Ma mi sono fermato in tempo, poiché queste voci contemporaneamente, nel dirmi fallo, ucciditi, mi dicevano anche non farlo all'ultimo momento, tendono ad essere contraddittorie e repentine. Quindi ho visto come unica via di uscita, convinto che fossero i vicini di casa, perché mi parlavano con la voce dei vicini di casa o con la voce dell'intero quartiere addirittura. E ognuno aveva un insulto differente per me. E ho così chiamato a casa di mia madre, la mia famiglia, e ho detto loro: per carità, non venite più nel paese, perché venite soltanto con la squadra antimafia, perché qui c'è qualcosa di mafioso che non va. E invece loro sono venuti. Molto premurosi, molto amorevoli, sono venuti a una casa a 30 km dalla loro, che sta or dietro, e sono venuti a prendermi con il cuore in mano. Mi hanno portato i vestiti, il cibo, mi hanno subito fatto rifugiare a casa loro. E durante il tragitto eravamo inseguiti da ogni parte, da dei SUV neri, o c'erano dei posti di blocco fatti con dei trattori, delle macchine, o c'erano persone appostate per guardare il tragitto. E sono stato attaccato con quest'arma a calore. Mi buttavano addosso delle onde di calore terrificanti, fortissime, fortissime, che credo provenissero da un dissuasore militare, di quelli che si puntano contro gli eserciti per farli disperdere, che generano ondate di microonde terrificanti, capaci di far evaporare il primo strato della pelle e tutta l'acqua che contiene l'organismo. E così, arrivati nella via, io mi sono reso conto che una voce diceva: eccolo qui, l'abbiamo preso, è qui. E hanno continuato a minacciarmi con le parole. Per un giorno mi è sembrato che tutto andasse bene, però all'improvviso si è fermata questa raffica di insulti. Ho parlato con i miei, ho descritto la situazione, sono stati estremamente accoglienti e premurosi. Siamo tornati poi a prendere i miei 18 gatti, perché c'erano 18 gatti con me, io ero un grande amante degli animali. Sono un grandissimo amante degli animali e anche i miei genitori ne avevano altri 18. E arrivato qui io mi sono trovato con la grande accoglienza dei miei, mi sono tranquillizzato, ero però spaventato di questa mafia che sembrava essere coordinata alla perfezione, era in grado di seguirmi ovunque. Non potevo più uscire, non potevo più andare a fare la spesa, non potevo più andare dal veterinario, da nessuna parte. E sentivo comunque minacce. Gesti erotici, tentativi di penetrazioni, tentativi di erezioni involontarie con sensazioni di stupro,
continui incitazioni alla morte, a buttarmi. Mi dicevano: sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, buttati, buttati, vatti a buttare. E provavo un terrore orripilante, un desiderio di buttarmi dalla finestra, che era qualcosa di inaudito. Ma ho resistito, pensavo, si metteranno. Ho poi cercato su internet le informazioni riguardanti l'MK Ultra, i Voice to Scroll, gli Illuminati e tutte le tecniche del Deep State, delle squadre corrotte, dei criminali che fanno queste cose con i satelliti, con i sistemi di intelligenza artificiale super avanzati come il Deep Blue, che sai, è la rete quantica che connette tutti i sistemi di intelligenza artificiale d'Europa. E mi sono detto: andrà meglio, continueranno ad attaccarmi, ma andrà meglio. E invece, 7 mesi dopo, continuando e continuando, io ho cercato ogni informazione possibile, ho trovato Robert Duncan che spiegava di essere stato il creatore di questo sistema, ogni piccolo dettaglio. Ho scoperto dell'esistenza di elmetti che si possono infilare in testa e modificare il comportamento dei neuroni o addirittura fare delle proiezioni al di fuori del corpo. Mi sono informato moltissimo, ho cercato di rifocillarmi, mangiare, stare bene, combattere, allenarmi per eventualmente combattere una mafia. E invece 8 mesi dopo, eccomi qua che mi trovo a non poter più mangiare, non poter più uscire, non poter più far nulla. Mi dicono che se mi muovo dal letto di 1 millimetro, se mi faccio la doccia, butto l'acido sui miei familiari. Se mi muovo dal letto di 1 millimetro, il diavolo mi prende. Mi dicono che mi ammazzano, che siamo tutti morti. Mi dicono: tua madre è morta, tuo padre è morto, tua sorella è morta. Tutti i tuoi animali sono morti, i tuoi fratelli sono morti. Parlano sempre di morte. E poi contemporaneamente dicono: sta tranquillo. Come voler far passare i giorni. Eccomi qua 8 mesi dopo che a stento riesco a mangiare, non posso più mangiare perché altrimenti mi dicono che uccidono le persone. E non posso più bere perché altrimenti mi dicono che uccido le persone. Non posso più uscire. Non posso neanche andare in chiesa o in un bar perché altrimenti ucciderei il sacerdote, altrimenti mi troverei a fare del male ai camerieri. Mi dicono che basta che li guardo e li ho uccisi in pratica. Non posso più pregare perché nel momento in cui io prego, fuoriescono dalla mia bocca, la loro voce produce delle bestemmie che offendono il Signore. Quindi mi hanno costretto a diventare, benché io fossi agnostico, volessi credere in Dio, mi hanno costretto a tagliare completamente i ponti con ogni fonte di ristoro religioso, insomma. E mi dicono, mi garantiscono che andrò all'inferno. Con tutta la mia famiglia e tutti i miei cari. E queste cose sono portate avanti con tecnologie avanzatissime, quasi sicuramente, che io ignoro perché sono top secret, sono cose estremamente top secret. E mi chiedo i motivi, insomma, le ragioni per cui prenderei di mira me. Mi dicono che sono omosessuale, mi dicono che sono pedofilo, mi dicono che sono un assassino. Mi dicono che sono morto. Ogni giorno mi hanno detto per 8 mesi, tu stanotte muori. Mi dicono, l'ultimo che ha fatto così è morto. Mi dicono, non scrivere, non guardare la TV. E in pratica, Emiliano, io non posso fare niente perché vengo inondato di calore estremo, contrazioni del corpo in maniera estrema. Sono arrivati a mettermi in posizioni religiose, con dolori e contrazioni inaudite, a farmi sentire i sapori, gli odori di zolfo nella casa, a farmi morire gli animali davanti agli occhi, con insulti terrificanti. E questo è quanto. Io so, cioè te mi avevi raccontato che praticamente ti prendevi cura degli animali, che prendevi cura dei cani, dei gatti, aiutavi qualunque animale che era in difficoltà. Sì, tutti gli animali che riuscivo a trovare li aiutavo con il cibo. Io avevo 50 euro a settimana di budget, 26 euro erano per loro circa e il resto era per il mio cibo. Io mangiavo lenticchie, riso, oliche e pasta, comunque legumi, mandorle, tutto quello che potevo mangiare vegetale perché costa di meno e poi non fai male agli animali.
ho fatto così per tanti anni. Quindi sì, aiutavo tartarughe, piccioni, passerotti, tortore, tutto quello che si poteva aiutare, cagnolini, tanti, tanti, tanti animali. E adesso loro mi dicono che anche gli animali che sono morti, loro li stanno torturando con i loro mezzi. E quindi è agghiacciante, insomma, è una situazione che inaudita e agghiacciante, è inimmaginabile. Viene voglia di uccidersi, ma è parte dei 10 comandamenti non uccidersi, quindi sei bloccato tra questo desiderio di mettere fine alla tua vita e il desiderio di non andare contro le leggi di natura, di Dio. Hanno cercato di manipolare i tuoi parenti facendoli diventare aggressivi contro di te? Assolutamente. All'inizio no, all'inizio poco. Sembravano molto accoglienti. I primi 2 mesi non si sarebbe detto mai nulla. Terzo mese un po' di aggressività, il quarto mese di nuovo un po' di tranquillità, come se alzassero o abbassassero il livello. Ogni volta che cercavo di parlare di questo argomento mi aggredivano. Poi tornavano tranquilli e iniziavano a parlare in maniera sgrammaticata, impropria per loro, irriconoscibile, come se avessero dei problemi di programmazione mentale, insomma. Poi adesso non posso neanche più sfiorare l'argomento di stare male o di essere non docciato o non vestito bene, perché diventano delle belve e cercano di farmi del male. E iniziano a parlare per lunghissimo tempo. Lunghissime mezz'ore che sembrano infinite. Tant'è che inizio a pensare che ormai la casa intera sia triangolata e non posso più starci, quindi dovrei andarmene, ma ovunque io vado mi seguono, quindi avrebbe poco senso. Mi danno anche allucinazioni visive estremamente complesse, mi fanno vedere incidenti stradali, mi fanno vedere gatti macellati, animali macellati, mi fanno vedere l'inferno, mi fanno vedere i demoni, mi fanno vedere omicidi, i parenti, mi fanno vedere i luoghi del passato che all'improvviso diventano oscuri, cose normali che poi diventano atroci. Degli shock emotivi, il cuore in gola proprio, è una cosa inimmaginabile. E penso di essere praticamente in punto di morte perché mi hanno, in 8 mesi sono andati da 0 a 1000 e poi ti stimolano, dopo le torture, ti stimolano a fare una vita tranquilla, a guardare la televisione, le notizie. E poi ti distendi sul letto, ti senti sulla testa come un elmo duro, una specie di casco duro, e prendono il controllo di ogni tua parola, che sembra riecheggiare all'orizzonte come se ci fossero dei sistemi satellitari che si fanno rimbalzare le parole, come se ogni satellite avesse la sua intelligenza artificiale e facesse rimbalzare le parole in maniera velocissima. E mi si contrae tutto il corpo. E qua se mi muovo, uccido qualcuno, se mi muovo io sento un gorgogliare nell'addome e mi dicono adesso hai ucciso tal dei tali, il passante, il bambino, il vicino di casa, il cagnolino dei vicini di casa, il passerotto sul davanzale, tutto, 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 tutto quello che esiste io lo digerisco e lo mangio per loro. Oppure se mangio un po' di cibo, sto mangiando qualcun altro in realtà. È un incubo che è davvero per me è incredibile. Io poi non sono battezzato da bambino, non mi hanno battezzato per darmi la libertà di scegliere la mia religione, che in un momento simile mi verrebbe tanta voglia di affidarmi a Dio, ma non posso, perché ogni parola che mi esce di bocca viene tramutata in una bestemmia che riecheggia in tutti questi sistemi satellitari. Quindi io suppongo sia satanismo a livelli terrificanti, come ha detto un'altra tua intervistata, un satanismo acido che non sa cosa sia il limite, non conosce ogni strada di umanità è cancellata. Sì, come se tutte quante le vittime che vengono sottoposte a questo sistema di trattamento disumano, attraverso il programma Monarch, attraverso il programma MK Ultra, attraverso il programma Manchurian Candidate,
devono eseguire gli ordini impartiti da questi militari deviati che operano per il controllo e per la sperimentazione e il collaudo di queste alte tecnologie per la manipolazione della popolazione intera. Infatti ci sono centinaia e centinaia di persone che in continuazione scrivono sui vari miei canali, chiedono aiuto perché non riescono a capire per quale motivo devono essere sottoposti a queste torture atroci, a torture fisiche e psicologiche. A molti gli fanno credere, per esempio, che sono gli alieni, a molti gli fanno credere che sono i morti, a molti gli fanno credere che è Satana, addirittura ad altri gli facevano credere che erano i parenti morti che lo volevano praticamente portare negli inferi. Invece dopo io gli ho fatto capire a queste persone di stare tranquilli che erano la maggior parte di queste manipolazioni tutte simulazioni di controllo per destabilizzare la vittima e far credere che la vittima era una persona malata di mente. Ma te che sei un ragazzo molto intelligente, sei forte, stai diventando sempre più forte, riuscirai a contrastare questi attacchi e dopo vedrai che praticamente quando loro ti attaccheranno ti dirai: ma fatela finita, ma lasciatemi stare ancora che fate queste stupidaggini o queste manipolazioni, perché io sento in te una forza molto molto potente, interiore, che riuscirai ad uscire fuori da questo tunnel. Io lo sento che te ce la farai. Guarda, me lo auguro perché ogni giorno è sempre peggio e la mia speranza di risolvere è diventata così flebile che, tra l'altro, queste parole da che erano molto nitide e scandite adesso sono un fischio costante, un fischio che si percepisce a malapena e sembra non guidare ogni mio comportamento, come fossi un burattino, il sistema Monarch, appunto. E non riesco neanche più a contrastarle, mentre prima riuscivo a dire no a qualcosa, adesso non riesco più. Questo è terrificante. Perché ti stanno buttando giù psicologicamente, ma se te non ti fai Psicofisicamente. buttare giù psicofisicamente, non ti fai buttare giù a livello mentale, ti riesci a contrastare in tutti i modi, cercherai di risolvere determinate cose in tutti i modi per cercare di combattere queste manipolazioni di queste persone. Tanto i programmi che loro mettono sono programmi continui, fanno dei cicli di manipolazione proprio per buttarti giù nei tuoi punti deboli. Allora, la maggior parte degli attacchi che hanno fatto a te, con le parolacce, con le minacce, me l'hanno fatti anche a me. Solo che quando hanno incominciato a dirmi determinate cose, che io andavo con gli uomini, che io andavo con i travestiti, che io andavo con i bambini, io ho detto: scusa, ma perché dite tutte queste cose? Ma che cosa serve? Se voi mi parlate di una tecnologia di controllo mentale, oppure mi parlate prima che sono gli alieni, poi mi dite che è Satana, adesso mi dite che io vado con i bambini, ma a che cosa serve tutto questo? E da lì ho incominciato a studiare alcuni film. Uno di questi era Scanners, dove alcune persone avevano poteri estrasensoriali e venivano sottoposte a lavaggi del cervello continui per far sprigionare dalle loro capacità cerebrali questi poteri. E poi ho cominciato a studiare anche un altro film che era Fattore di controllo, il quale nel fattore di controllo, che era Control Factor, parlavano proprio della manipolazione mentale delle persone per costringerla a fare dei reati contro i propri familiari. Quando ho capito che il sistema di controllo e di manipolazione utilizzava un sistema radioipnotico che crea la narcolessia indotta attraverso le allucinazioni audiovisive che loro ci mettono nel cervello e ci sparano attraverso determinate frequenze che ci creano depressioni anomale, dipendenze anomale, sollecitazioni di ogni genere. E ci sono molte volte che capita che molti target individuals, molte vittime del controllo mentale sono state attaccate proprio con le frequenze dell'eccitazione in luoghi dove praticamente loro non avrebbero mai pensato di pensare a determinati tipi di avvenimenti erotici, tipo in chiesa, davanti alle suore, davanti a persone anziane, davanti a bambini piccoli. Loro lo fanno apposta per poi trovare un punto d'appiglio per attaccarti psicologicamente, perché vedono che te ti butti giù
ha un certo tipo di programma, un certo tipo di parola, che sono parole programmate per la manipolazione mentale, e allora loro poi ti attaccano sempre sullo stesso identico sistema di attacco. C'è una signora di Roma che l'attaccavano, che gli dicevano che lei era una meretrice da bordello, che faceva cose pornografiche tutte le sere. Lei diceva: "Ma io non faccio niente, io sto a casa mia, io dormo sul mio letto". E invece lei se la prendeva tantissimo che cominciava ad arrabbiarsi, e loro l'attaccavano sempre sullo stesso identico punto, che era una poca di buono, che si doveva vergognare, che si metteva queste cose sexy quando stava a letto. E invece lei diceva: "Ma io lo faccio perché l'ho acquistate queste cose intime per me". E invece loro l'attaccavano proprio con questo sistema. Un'altra ragazza di Milano, gli dicevano che praticamente lei stava con un ragazzo più giovane di lei e che lei era una pedofila. Ma il ragazzo aveva 10 anni di meno, non è che ce n'aveva, che ce aveva 12 anni e lei ce n'aveva 35. Quindi avevano trovato il punto debole e l'attaccavano in continuazione con questo sistema. Purtroppo la manipolazione del ragionamento logico attraverso queste tecnologie militari, perché questi sono satelliti spia che operano attraverso un elettroencefalografo transcranico, e i manipolatori, che sono dei medici mercenari o psicologi o psichiatri che conoscono perfettamente come modificare il comportamento e il ragionamento di un individuo attraverso lavaggi del cervello e torture, perché sono esperti di intelligence, controspionaggio e determinati reparti specializzati come i guastatori, che operano con queste tecnologie per buttare giù ovviamente persone innocenti che non fanno niente, e questo è proprio il loro lavoro e guadagnano tantissimi soldi per fare questo. Ovviamente noi persone normali, brave persone che non facciamo niente e veniamo attaccati con questi sistemi perché rileviamo le tecnologie di spionaggio della popolazione, rileviamo le tecnologie che manipolano la popolazione. Allora noi valiamo tantissimo, perché rilevare una tecnologia così avanzata e sofisticata vuol dire che noi siamo superiori a loro. Allora loro, essendo inferiori, ci attaccano con questi sistemi per farci perdere immediatamente la credibilità con tutte le persone che noi ci abbiamo vicino, perché così, se noi sembriamo pazzi, sembriamo malati di mente, sembriamo schizofrenici, nessuno crederà più a quello che noi diciamo. Ma invece noi non siamo questo, e denunciamo pubblicamente attraverso le interviste e testimonianze, attraverso anche le denunce portate all'ufficio primi atti dei tribunali di appartenenza. Denunciamo che veniamo sottoposti ad esperimenti con tecnologie radiosatellitari e veniamo sottoposti a una sorta di spionaggio satellitare 24 su 24. Cioè, questo è il reale scopo di questa tecnologia, perché un ragazzo bravo come te, ma tante altre centinaia di ragazze e ragazzi che vengono attaccati con queste armi, con queste tecnologie, che non fanno niente, giustamente dicono: "Ma perché veniamo attaccati con questi sistemi?" Perché rileviamo i satelliti spia, le alte tecnologie, e questo è il loro scopo. Le persone che ascolteranno questa tua intervista si chiederanno ovviamente che cosa ne pensi te di questa tecnologia, oppure vuoi dare dei consigli a chi ascolterà la tua intervista testimonianza? Ma il mio consiglio è di discernere con attenzione la frase iniziale che viene data e i sintomi iniziali. Se l'attivazione di questi sistemi avviene con un'ondata di insulti, di morte e di essere spronati al suicidio, o se viene con parole di gentilezza o di tranquillità, a volte si viene attivati con parole di amore. Ho visto casi di ragazze a cui veniva detto: "Ti voglio bene, ti amo, vai qui, fai questo, guarda l'acqua, torna a casa domani, dormi in macchina, non stare qui, non stare lì". E poi sono state benissimo, adesso stanno benissimo. E poi a me, per esempio, disse la voce, che era un ipnotista con un complice. Questo ipnotista mi urlava: "Ascoltami". E poi un mattino mi ha detto: "Io sono il tuo nuovo Dio. Io sono la mia stessa luce, io sono il Messia".
E questa cosa a me chiede molto, molta paura, perché io sono il tuo nuovo Dio, prelude a una situazione satanica. Quindi i miei consigli sono questi: stare attenti nel caso sia una setta satanica e tenersi possibilmente lontani dalle persone perché sono capaci di fare cose atroci. Io cercavo rifugio negli altri e ho scoperto poi di avergli fatto invece del male, perché triangolano anche loro. Fatto del male a mia madre, a mia sorella, a mio padre, a tutti i miei animali, hanno triangolato tutti e adesso sono in punto di, praticamente in punto di morte, sono irriconoscibili. Il mio consiglio non lo so formulare perché, benché io abbia studiato queste tecniche, non credo siano risolvibili, ecco. Lo stesso Robert Duncan dice che non c'è soluzione. Quindi, nemmeno la musica aiuta, nemmeno le frequenze per riprogrammazione, deprogrammarsi, non funziona nulla. Non so proprio che cosa poter dire. Il mio consiglio l'ho cercato in voi, insomma, nell'associazione MK Ultra Italia, perché eravate molto seri, molto precisi, molto professionali. Eravate in tanti, quindi questo è quanto. Ok, io ti ringrazio tantissimo per la tua intervista testimonianza. La tua intervista testimonianza aiuterà tantissime persone che ascolteranno ovviamente sul mio canale di YouTube Angeli Custodi MK Ultra Italia. Voglio ricordare la mia email vittime del controllo neurale @gmail.com se mi volete contattare per fare delle interviste testimonianza, oppure se mi volete contattare direttamente Emiliano Babilonia Italia su Messenger. Ti ringrazio ancora per la tua intervista e spero che questa intervista, insomma, dia una mano alle persone che incominciano ad entrare all'interno di questo mondo parallelo, di questo mondo deviato, di questo mondo di manipolazioni, controllo mentale, vendita di armi ad energia diretta, vendita di frequenze per la manipolazione, ovviamente, della popolazione sia nazionale che europea che mondiale. Un saluto a tutti, grazie a tutti. Grazie a voi.